Sono arrivate o no le scuse, non si capisce più nulla. Ce l'abbiamo il pezzettino? Mariotto porta i fiori a Razzi, a Maria? È successo questo? Guardate. È la serata del suo anniversario di nozze. Quanti anni? 45. 45 anni con sua moglie. E questa sera vogliamo dedicare a questa signora un bellissimo valzer. Vero amore, per sempre unito dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo mai. E vogliamo fare anche la pace con quel diavolo di un Mariotto? I fiori, oh, meno male. Maria. Buongiorno. Maria, sono arrivati i fiori. Buongiorno, buongiorno. Quei fiori, Eleonora, non erano per me, erano per tutte quelle persone malate e le persone che le stanno vicino. Bravissima. Io se l'avrei voluto offrire con tutto il cuore a quelle persone, ma comunque mentalmente penso a loro. Ma insomma, queste scuse sono arrivate però. Sì, certo. Sono contenta. Oh, Maria è contenta. Ma l'Abruzzone... Era di dovere. L'avvocato del diavolo qui dice che non sembravano tanto convinte. A me non sembravano tanto convinte queste scuse, però... Però inginocchiato sei inginocchiato, No, aspetta un attimo, l'Abruzzone, parla con Maria. Maria! Sì? Insomma, erano convincenti quelle scuse secondo te oppure no? No, sai perché? Perché lui non ha detto chiedo scusa a tutte queste persone. Lui ha detto, ho offerto i fiori e dice, se mi sono avvicinato delle persone che mi hanno parlato del problema, ma doveva dire, chiedo scusa a tutti questi malati, alle persone che le stanno... Ma finita la discussione, va bene così. E speriamo che in futuro si comporti un po' meglio. E non dica queste battutine. Però il valzer lo hai ballato con Antonio, Maria. Per i tuoi 45 anni di matrimonio lo hai ballato con Antonio. È stato un ballo a tradimento, perché non lo sapevo. Perché io non so ballare, ma anche il ballo del mattone. Però devo dire che grazie a mio marito, che mi ha tenuto un po' stretta, no? Non sono riuscita a cadere, perché sennò cadevo per terra. Beh, insomma, dai, siete stati belli e carini insieme e ancora vi facciamo tanti auguri. 45 anni d'amore. Vero? Vero.